Ciao, in questo video ti voglio parlare della tenda della Ferrino, la Nemesi 1, una tenda monoposto molto comoda per il trekking in solitaria. Le dimensioni di questa tenda da piegata sono di 13x34 cm. Quando è aperta è 2,10 m x 90 di altezza, quindi si sta seduti come vedete, e invece l'altezza delle spalle, l'altezza laterale, diciamo, dell'abitacolo è di 70 cm in corrispondenza della testa, mentre di 50 in corrispondenza dei piedi, e questo non è proprio molto positivo, ma vedremo in seguito. Il peso dichiarato è fra 1,5 kg e 1,7 kg. L'ho pesata ed effettivamente siamo sul 1,6 kg contando tutta la paleria e i picchetti, tutto quanto incluso, 1,6 kg viene fuori di peso. I picchetti e la paleria sono in alluminio. I picchetti sono quasi sempre rimasti dritti, non si sono storti più di tanto, ma comunque sono in alluminio, quindi volendo si riescono a piegare con relativa facilità. Io come kit di riparazione porto solamente quello per la palleria, in quanto il telo lo riparo sempre a casa. Questo è il kit di riparazione. Come potete vedere è costituito da questi tre fogli del tessuto che costituisce la tenda, 3-4 fogli del tessuto che costituisce la tenda. Non sono adesivi, quindi non saprei molto bene come applicarli, a dir la verità, ma probabilmente questo può essere dovuto anche al fatto che è una versione un po' vecchia della tenda, quella che ho io. Questi due gancetti per attaccare il telo interno alla paleria, questi secondo me sono molto utili perché è più facile installarli. E poi abbiamo il tubicino che vi ho mostrato, per riparare rapidamente sul campo la paleria. Le controventature sono solamente due e sono entrambe catarifrangenti, quindi di notte si vedono. Vediamo subito i vantaggi di questa tenda che secondo me la rendono un prodotto positivo. È una tenda sicuramente molto leggera. È vero che ci sono tende ancora più leggere sul mercato, ma l'abitabilità spesso viene sacrificata. Infatti non è una tenda tunnel, ma è una tenda quasi autoportante e di conseguenza anche star seduti dentro, come si vede, è davvero molto più gradevole che non stare sempre piegati, specialmente quando è brutto tempo. È piccola e quindi è molto facile trovare un posto dove piantarla, perché ovviamente richiede 70 cm di larghezza la piazzola, quindi si trova molto facilmente. Gli absidi in proporzione alle dimensioni della tenda sono abbastanza grandi, permettono di tenere uno zaino da 70 litri in un abside, mentre nell'altro anche le scarpe volendo. Essendo una tenda autoportante possiamo separare i due teli, possiamo montare solamente il telo interno, quindi la zanzariera come vedete nelle immagini, oppure anche con un po' di più fatica il telo esterno solamente come vedete nelle immagini. È predisposta per essere montata con tutti e due i teli, quindi montare solamente la paleria con il telo esterno è un po' una forzatura, ma volendo si riesce a fare. L'apertura frontale è molto comoda, è abbastanza ampia e questo ci permette di fare comodamente ricircolare meglio l'aria la mattina per asciugare la tenda, ma anche semplicemente per fare delle foto, per esempio, restando nel sacco a pelo. Mi è capitato più volte, come vedete nelle immagini, di trovarmi dentro al sacco a pelo a scattare le foto al mattino e è una cosa che si apprezza. È una tenda che ha una buona impermeabilità comunque, e non fa neanche molta condensa, una reazione abbastanza efficace, tutto quanto in mesh, come vedete dalle immagini, l'interno, e quindi si presta bene a essere usata nei momenti più caldi, diciamo. È dotata di una comodissima tasca per portare per tenere la porta d'ingresso, che è posta, come vedete nelle immagini, nel telo interno. È davvero una soluzione semplice e molto immediata per aprire la tenda in modo sbrigativo e tenerla aperta. La sacca di contenimento l'ho apprezzata molto anche quella, perché comunque
divide la paleria dai teli, e questa è una cosa che rende più comodo anche semplicemente sfilarla e metterla in altri posti dello zaino senza dover aprire il sacchetto, e anche permette di comprimere un po' meglio i teli e il contenuto, insomma, perché ci sono le fettucce che si tirano. Come svantaggi? Beh, lo spazio laterale non è moltissimo, si sta giusti, diciamo. In inverno, l'ho usata anche in inverno, e starci dentro più di 12 ore diventa un po' fastidioso, in particolar modo perché abbiamo una dimensione maggiore alle spalle, dei 70 cm, mentre invece ai piedi abbiamo 50 cm, quindi non è possibile cambiare da un verso all'altro, e questo bisogna considerarlo anche quando si pianta la tenda. Ovviamente la testa può stare solamente dove è più larga. Un altro svantaggio, secondo me una cosa poco comoda, è comunque il secondo abside, perché questa tenda, probabilmente per ragioni di simmetria, è stata costruita con i due absidi. Solamente che mentre il primo abside è facilmente accessibile perché c'è la porta, il secondo non è per niente facile da raggiungere, e bisogna sollevare il telo esterno per farci passare sotto le cose. Nulla di drammatico, ma comunque non è una cosa immediata. Qualche consiglio per utilizzare questa tenda? Lo zaino fino a 50 litri può essere usato come cuscino perché ci sta comodamente dietro la testa. Questo permette di tenerlo all'asciutto, sopraelevare leggermente la testa e soprattutto ottimizzare gli spazi disponibili, che non sono poi così tanti. Soprattutto quando si viaggia con zaini un po' più impegnativi, siccome il materiale da cucina solitamente viene messo sempre nell'abside e le scarpe pure, avere anche lo zaino davanti impedisce l'uscita veloce. Ma comunque, essendo una tenda molto leggera, si asciuga con relativa facilità. Ma se si vuole evitare comunque di avere bagnato il catino, o comunque se si vuole tenere all'asciutto lo zaino perché sta fuori piuttosto che altri oggetti, si può utilizzare una di quelle coperte isotermiche che si trovano normalmente nei kit del primo soccorso. Se ne compra una e poi è riutilizzabile comunque nel tempo, non pesa molto, e questo può semplificare l'asciugatura della tenda al mattino, ma non è necessario in quanto la buona impermeabilità del catino impedisce all'acqua di entrare all'interno. Ovviamente, se il fondo è ghiacciato, quella che troveremo sotto il materassino non sarà acqua che è entrata, ma semplicemente condensa, e quindi può comunque bagnarsi. Bene, per questa volta è tutto, grazie per avermi seguito, ci vediamo nel prossimo video.